Non andava come questo qua, ma bensì con questo supporto qua, perché questo funziona. Abbiamo la stessa caratteristica di regolazione, e mentre così era impossibile farlo. Il Centro Ricerche Scienze Motorie nel quale ci troviamo è un centro ricerca appartenente alla struttura della SUISM, la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie di Torino. È un centro di ricerche nato nel 2008 e ha all'interno 4 unità operative: funzione neuromuscolare, sviluppo abilità motorie, allenamento e performance e psicologia dello sport. È un centro ricerche legato al movimento umano in tutte le sue declinazioni. In questo contesto chiaramente si strutturano tutte le necessità e le strumentazioni che sono indicate per l'analisi quantitativa del movimento umano. Questa no, quella di sì, grazie.
contatto con l'acqua si ammorbidisce e sotto la pressione della spatola fa aderenza. Poi questa pellicola, diciamo che nel suo piccolo ha una certa porosità e quindi lascia evaporare l'acqua che rimane intrappolata sotto, anche se rimangono dei residui d'acqua, quindi diciamo che inizialmente una patina d'acqua uniforme rimane. Asciughi bene tutta l'acqua sotto, perché adesso c'è il rischio ancora che si sposti. Niente, quello lì, come io vedo, c'è già fissata la pellicola, sì. La pellicola a posto di è fissata. Ora è già la seconda volta che la bisognerebbe fare attenzione perché quando voglio tagliare qua, che questa non si sta via. Vai. E se fai questo. Il progetto MAC è un progetto diffuso, abbastanza complesso, che riunisce diverse postazioni. Queste postazioni vanno ad analizzare il movimento umano secondo parametri quantitativi. È chiaro che nella nostra unità di ricerca l'analisi quantitativa del movimento umano è il quid assoluto e abbiamo diversi strumenti per fare questo. Uno di questi sarà il Torch Wall. Il Torch Wall è una struttura che è stata studiata e gestita apposta per poter monitorare il movimento umano nei confronti di una macchina che dà dei feedback. In realtà il soggetto cosa farà? Giocherà a dei giochi, ci sono 9 tipi di giochi diversi, e alcune telecamere monitoreranno il suo comportamento. Quindi sarà molto facile per noi capire se questo soggetto, il soggetto che sarà appunto alle prese con i giochi del Torch Wall, avrà eventuali carenze dal punto di vista motorio visivo, dal punto di vista motorio acustico, dal punto di vista logico mnemonico matematico e comunque dipendenti dalla sua capacità di movimento. Noi lo chiamiamo ROM, il range of motion, cioè quelle particolarità anatomiche che fanno sì che una persona abbia magari dei deficit motori. Allora, appoggiamolo sopra questo, poi nella dei soldi nello spinto contro, loro alzano, devi sempre spinto contro, non devi scivolare via dal posto. Ci siamo? Io tutto di sì. Se non flette? No. L'altra gruppa che è quella più piccola, che fine fa? Devo controllare la distanza. Allora, il touch wall è composto da un proiettore messo dietro lo schermo, quindi in retroproiezione, che visualizza le immagini sullo schermo, che è una lastra di plexiglass con una pellicola da retroproiezione appiccicata sul retro. Il sistema di visione è composto da una webcam messa sempre vicino al proiettore e negli angoli dello schermo sono posizionati dei laser a infrarosso che creano una superficie parallela al piano di visualizzazione che quando viene intercettata dalle dita crea i blob che sono degli spot luminosi per i quali poi viene riconosciuto effettivamente il tocco sull'applicazione. Il software, secondo le specifiche date dal Centro Ricerche di Scienze Motorie, misura le capacità uditive, visive e motorie del soggetto. Noi alla fine dell'attività fatta sul Touch Wall daremo un piccolo foglietto, come un po' il Brain Trainer della Nintendo,
Questo foglietto dirà: guarda che tu hai questi aspetti motori abbastanza ben sviluppati, mentre alcuni altri aspetti invece vanno migliorati. In questo foglietto ci saranno degli esercizi che la persona farà a casa e che gli permetteranno, esattamente come il brain trainer per il cervello, gli permetteranno invece di migliorare e nelle sedute successive di poter visualizzare i propri risultati. Il nostro tentativo è quello di far sì che le persone si rendano conto che un'attività motoria sportiva, un'attività fisica non prettamente agonistica, sia essenziale per una vita sana.